Rieccoci, yeah! Rieccoci in questo best of three tra Parting contro Bly. Bly, di nuovo il good luck è fun, come abbiamo potuto vedere. E qui abbiamo Parting in alto a destra, mentre il nostro amico ucraino Bly in basso a sinistra. Come sta andando questo game? E anche lui in alto a sinistra. Volevo dire questo best of three. No, vabbè, comunque in alto a sinistra, a destra. Insomma, dopo quel game di prima. Devo ancora ritrovare la realtà, insomma, capire dove mi trovo, perché è successo veramente di tutto. Anch'io. Decisamente. Vediamo che la sonda del Protoss sta di nuovo, come nel primo game, andando a rompere le scatole, a guardare cosa sta facendo il nostro amico Bly. Esatto, questa è una mappa e siamo al primo esatto di questo video. Non riusciamo a smettere di dire cose Parting giuste. Sta scoutando. E anche Bly sta scoutando nella direzione sbagliata. Qua abbiamo, purtroppo per lui, visto che il nostro amico Bly si sta prendendo subito la natural, mentre questa sonda del maleficio, quella di prima, esatto, è arrivata un attimino a vedere cosa sta facendo Bly. È la sorella di quella di prima, della prima partita. Possiamo vedere subito che Parting, come nella partita precedente, ha visto che si stava prendendo già la Si stava seconda, espandendo lo Zerg, e ha deciso di espandersi a sua volta. Si prende la natural perché è relativamente tranquillo. Questa sonda del maleficio Fastidio. Si accanisce su quest'acceri senza pietà, senza pace, senza sosta, e se ne va, seguita da un drone. Il drone probabilmente o vuole uccidere questa sonda, o peggio vuole andare a prendersi questa terza. Ma il nostro amico Parting, ho come sospetto che lo sappia, perché ha visto anche questa sonda, questo drone che stava arrivando, e inizia a rompere le palle di nuovo il balletto che abbiamo visto prima. E continua a negare di nuovo, come nella prima partita, l'espansione allo Zerg. Ce la fa! Per un millimetro proprio. E ha messo un pilone fastidiosissimo. Questo drone deve accanirsi su questo pilone. E nel frattempo è tornato di nuovo nella base dello Zerg per vedere cosa sta combinando. Se ha messo giù gas, stanno uscendo sailing. Quindi è meglio che quella sonda si dia a gambe levate, mentre Parting sta tirando giù un gate e un secondo gate insieme al centro cibernetico, completando il wall, tra l'altro, con i due gate. Questa sonda con precisione millimetrica, con un timing perfetto, si è allontanata pochi istanti prima che uscissero questi Ling, che inferociti fiutano le tracce per cercarla in qualche modo. Non ce la fanno, perché comunque si è già allontanata abbastanza. Ma soprattutto questi Ling stanno andando un po' a vedere, per vedere se c'è un pilone nascosto e qualcosa sta arrivando. Corretto. Qui, vista la giocata della prima partita, oserei dire quasi esatto, qui stanno uscendo due stalker insieme al cuore di mamma, perché non va bene lasciare i pargoli da soli. Arrivano questi quattro Ling che si accaniscono subito su queste sonde, che sono costrette a scappare. Respira Igor. I Ling riescono ad entrare nella main del Protoss, e più che altro perché per fare danni, sì, direi, per scoutare in qualche modo. No, sì, perché non anche sa per fare cosa danni. Non sa cosa sta arrivano facendo questi due stalker Protoss, che danno subito fastidio immediatamente. Qui vediamo che il nostro amico Bly si è completato la sua terza. La terza. Questi Ling sono ancora vivi e cerca di tenerli vivi il più possibile, perché hanno preso parecchie botte. Rompere le palle. Qui possiamo vedere che c'è la ricerca del, come si chiama, il portale in corso. Sì, l'apertura dei portali. Qui stanno uscendo altri due stalker. E che dire, probabilmente sarà un game diverso da quello di prima. Probabilmente sì. Da quello che sto vedendo, da questa composition, un attimino, anche dal Concilio del Crepuscolo, sta arrivando qualcosa di molto cattivo. Forse vedremo ricercato il Blink questa volta. Sì, forse sarà un Blink. Un po' prima rispetto al primo game. In maniera più aggressiva. Qua di nuovo i tre piloni della morte. Di nuovo i tre piloni di prima. Il cuore di mamma che si avvicina per di nuovo sovraccaricarli. La tattica è la stessa di prima. Queste tre queen che sta per perdere una queen e l'ha persa, cosa molto grave. Sì, per Bly, perché gli ha rallentato un macello l'economia. Continuano ad arrivare stalker Ling e questo sovraccarico fotonico sul pilone. Sta succedendo di tutto e di più. E abbiamo anche la ricerca del, di nuovo, il santuario oscuro. Vedremo di nuovo DT? E quindi direi proprio di sì. Quindi i DT che arrivano adesso possono fare veramente. Vediamo che gli stalker nel frattempo si stavano dando all'acceri. Stavano cercando alcuni allaceri, altri alle queen, uccidere l'economia dello Zerg. Insomma, lo Zerg ha le gambine tagliate perché non può sfruttare questa terza. E di nuovo, come nella partita precedente,
L'ha messo solamente lo adesso. Lo Zerg è di nuovo in difensiva. Ha messo solamente adesso a ricercare la velocità di Ling. Vuol dire che in uno svantaggio tardissimo, rispetto a lo svantaggio standard. È estremo. Deve mantenere questi Zergling per renderli un pelo efficace pelo, sul sì, creep. Più efficaci e anche più aggressivi. Perché ricordiamo che qua vediamo qualsiasi Zerg sul creep stanno facendo di tutto questi. Arriva anche la tana nelle blatte per riuscire a cacciare questi stalker, ma non so se riusciremo a vedere. Penso blatte. Sia abbastanza inutile. Sono arrivate che continua. Anche un paio di adepte che ricordiamo fanno dei danni ingentissimi alle sì, unità leggere. Sì, hanno il bonus sulle leggere. Infatti vediamo che queste adepte stanno andando dove vorranno andare con la loro scorreggina psionica. Scorreggina psionica. E si sono trasferite bellissima. Per un attimino minare l'economia dello Zerg, il quale dice no e continua a rispondere questi, con questi Ling che sono più che inferociti. Questo surround sono arrivati, sulle adepte, sono arrivati i primi due DT. E questa è brutta, questa è brutta, può fare veramente. Sì. Guardate come li ha separati per massimizzare i danni. Nel frattempo il Protoss sta attaccando praticamente su quasi tre fronti. Sta attaccando su tre fronti. Qua abbiamo anche il Verme Nidus. Sì, una pallida speranza qui, da parte dello Zerg. Questi custodi che sono finalmente usciti a pelo, ma ha fatto dei danni estremi. In questo momento servono veramente a poco allo Zerg. Tanto a levarsi dalle scatole la sua parte. Il nostro amico Parting, la sua Parting l'ha fatta. Esatto. Questi pioni vengono nuovamente sacrificati, il numero di Queen è esagerato. È altissimo. Vedremo un creep, un'onda di creep. Sei Queen. E mentre il nostro amico coreano 21enne si è preso anche la terza. Sì, perché può. Sono arrivati finalmente questi Ling con la velocità che hanno scautato in pieno la terza, hanno deciso di aggredirla, ma questo core ne mamma dice no, via, via. È sempre lì a sovraccaricare questi piloni. E a proteggere i suoi bambini. A proteggere la sua famiglia. Guardate il creep spread che sta per arrivare, un'onda di creep. Se il nostro amico Parting deve in qualche modo riuscire un attimino a limitarla, perché sennò si prende tutta la mappa. Sì. Andando avanti di come abbiamo passo. Visto nella partita precedente, il creep era praticamente qui ovunque. Abbiamo il laboratorio robotico di nuovo in costruzione e il nostro. E di nuovo il pinnacolo da parte dello Zerg. Qui abbiamo anche il prisma dimensionale, questo vuol dire drop e disgregatore. Diciamo che è una sorta di replay del replay. È una copia fatta meglio del replay di prima, perché Parting ha visto che il nostro Bly è stato un po' debole, l'ha trovato un po' mancante sulla difesa e quindi ha detto sì, vuol dire che non sei bravo e preparato a difenderti, quindi io continuo con la stessa tattica. Questo è un ragionamento normale. Questi squadra che vince non si cambia, in questo caso tattica che vince non si cambia. Continuano a girare. E qui questo. Cioè un prisma caricato con delle sentry. Ah, ho capito, voleva utilizzare la tecnica delle sentry, quella di bloccare i lavoratori e fare danni con dei force field. Sì. Però molto probabile. Cioè noi non la consigliamo a nessuno che sia sotto la diamante. La grammaster più diamante, dai, diamante. Piuttosto efficace. Perché io scarico le sonde distrutte, cadono. Le mie muoiono mentre stanno cadendo. E mentre cadendo. Arriva questo esercito della morte di stalker e di sgregatore, unito anche con un adepto e il cuore di mamma che segue, queste sondine vengono, cioè queste sentry vengono lasciate e vediamo che il prisma continua comunque a warpare nel frattempo. Bly deve difendersi in qualche modo. Qui si sta cadendo per adesso sui biotumori. Arrivano, sono uscite finalmente le muta. Qua questi muta force anche field, le Hydra guardate uscendo. Che force field come riesce a difendersi bene. Force field che hanno bloccato la rampa. Forse Bly riesce a riportarlo indietro e siete c'è il recall. C'è il recall da parte del Protoss. Sì, perché quando la mamma chiama tu devi tornare. Eh sì. Altrimenti. Altrimenti è GG. Altrimenti in determinati casi. Sì. Nel mentre si sta ricercando il movimento dei prismi dimensionali per fare delle warpate incredibili, queste mutalische hanno cacciato questo prisma a casa. La musica aumenta a dismisura. Giusto per seguire l'entusiasmo della partita. L'andamento del game. Vediamo che l'Hatchery questi stalker trasformando si concentrano sul cacciare queste muta. E vediamo qui l'arrivo possibile dei Larker. Noi Larker ha fatto l'antro delle Dralisk e quindi per difendersi tra forse potrebbe ha messo bene giù il nido dei Baneling Bly, il nido delle Blatte.
Ma non le abbiamo viste, stranamente. Perché forse ha fatto un paio di calcoli e ha detto le blatte mi costano abbastanza, gli stalker sono la counter, non hard counter, mi correggo, delle rocce, e quindi non gli è convenuto. Ha visto più che altro il numero. Però devo dire stalker. Che le Hydra in gran numero riescono a fare dei danni folli agli stalker. Sì, però sì, purtroppo questa armata ha purtroppo praticamente l'ha soverchiato, Blind un massacrato po' ogni qualsiasi cosa che esce viene one-shotata ai GGBP. Complimenti, complimenti, wow, Barting. E quindi ha vinto Barting, perché sì, un best questo of 3. Best of 3 è stato deciso nei due game precedenti, nei primi due game. Che dire, è stato anche questo sicuramente un game interessante. Intenso. Intenso soprattutto, perché praticamente Barting, come fanno i coreani, ha preso una cosa che funzionava, l'ha fatta meglio. Esatto. L'ha fatta brutalmente meglio, oserei dire. Per due volte l'ha fatta brutalmente meglio. Se fosse stato un best of four, l'avrebbe rifatta ancora millesimo. Sì, altre due volte l'avrebbe fatta. In maniera perfetta. Nel frattempo possiamo vedere dalla minimappa che si stava ancora espandendo. Giusto per Parting, giusto così. Ma questa espansione è un'assicurazione. Dai, sì, sì, sì. Non serviva sul serio. È quasi. Bene, noi ci siamo. Lo smacco. Questo è stato il battesimo del fuoco per noi Glitch. Io e Gobrain. E tu, Karma Klaus, sì. È stato il battesimo del fuoco dei pro. Speriamo che questo video vi sia piaciuto. E noi siamo pro Vati, molto pro Vati. Da questi replay. Speriamo che il video vi sia piaciuto. Speriamo che il nostro commentario vi abbia intrattenuto, divertito. Fateci sapere nei commenti qualunque cosa. Ci piacerebbe. Qualsiasi commento nei commenti. Insulti, quello che vi pare. Anche gli insulti, noi rispondiamo anche agli insulti. Non con altri insulti, ma. Grazie e iscriviti, perché se insulti ti piacciono. Esatto, almeno l'hai visto. Che dire, dobbiamo fare una precisazione tecnica. Non abbiamo messo l'interfaccia della VCS perché purtroppo non ce l'ha permesso il gioco, perché questo è un replay. Non capiamo come mai. Antecedente a determinate patch e quindi non siamo riusciti a farlo. Comunque per i replay. Ad avere la tua visuale. Esatto, sì. Per i replay futuri, qualora il gioco ce lo permetta, lo faremo. Se non ce lo permette, cerchiamo di prenderla a pugni finché non lo farà. Ci salutiamo su questa sonda della morte. Sentry, sì, non che è una sonda, si accanisce sull'Aceri. È una sonda sotto steroidi, la Sentry. Dai, sì. Guarda. It's over 9000! Ciao a tutti ragazzi, ci vediamo al prossimo video! Ciao! Woo!